Buongiorno a tutti, sono Luca Micone, il direttore regionale di MediaWorld per la regione Lazio, Campania, Abruzzo e sono qui a presentarvi la nostra nuova creatura, il nostro nuovo negozio, il 122esimo per l'azienda, l'ottavo negozio per il Lazio e sono orgoglioso di presentarvelo. Aprirà il 26 maggio nel nuovissimo retail park Parco Pontino, appunto situato, come dice il nome, su una delle strade più importanti e più conosciute di Roma e non solo, del Lazio in generale. E quindi eccoci qui, il 26 maggio alle 9 apriremo il nostro nuovo punto vendita, pronti ad accogliere tutti i nostri nuovi clienti di una zona che si pone a sud di Roma, dove attualmente ancora non c'eravamo, e quindi nell'ottica proprio di venire sempre più incontro ai nostri clienti, eccoci qui finalmente pronti anche per questa nuova realtà, per quest'area. Perché Pomezia? Beh, la risposta è abbastanza semplice. Pomezia, come dicevo prima, è una cittadina che si pone immediatamente al sud di Roma, dove ancora il nostro brand non era presente. Ma va oltre questo motivo. Pomezia è molto molto interessante, strategica proprio a livello commerciale. Basti pensare appunto alla strada, alla Pontina dove ci affacciamo noi, la strada forse più trafficata del Lazio insieme al Grande Raccordo. Unisce Roma con tutte le altre realtà fino ad arrivare a Latina. È importantissima, super trafficata, non solo per questioni turistiche e balneari, ma basti pensare al numero di pendolari che ogni giorno la attraversa. E ripeto, una zona importantissima commercialmente parlando, ma anche basti pensare ai siti industriali che sono qui vicino. E quindi eccoci, siamo pronti ad affrontare questa nuova avventura con il nostro brand, con i nostri innumerevoli servizi. Dicevo una zona strategica, sappiamo benissimo che comunque ci sono altri centri commerciali, ci sono altre realtà nell'elettronica, ma siamo anche altrettanto sicuri della forza del nostro marchio, che molto spesso rappresenta veramente l'elettronica di consumo. Forza del nostro marchio perché? Perché si fonda su un concetto molto importante per noi, il concetto del servizio e del cliente al centro. Ok? Quindi servizio a 360 gradi. Servizio inteso, faccio un breve inciso, un brevissimo e chiarissimo esempio basato sul concetto di omnicanalità. Che significa omnicanalità? Omnicanalità significa avere sì un negozio fisico, ma un negozio fisico legatissimo con l'online, con la modernità, quindi con il web, con la velocità, con le app. Il cliente può farci visita, vedere il nostro ampissimo assortimento, godere della consulenza dei nostri qualificatissimi collaboratori, ma anche ordinare e scegliere attraverso una gamma che direi infinita, attraverso un semplice smartphone, e poi magari comodamente venire a ritirare il prodotto attraverso il nostro servizio di pick and pay. Questo è solo un esempio, ripeto, venire qui in negozio, scegliere e magari avere un qualcosa in più dal nostro collaboratore, dal nostro professionista, che gli può dare una consulenza, un consiglio ulteriore. Questo un po' è il concetto, la nostra forza, la nostra sicurezza. E per noi questa è la nostra strategia che per il momento per 122 negozi sulla catena risulta essere non vincente ma stravincente. Il negozio è di 2000 metri quadri complessivi e lavoreranno 27 ragazzi di cui una ventina, 19 per l'esattezza, tutte nuove assunzioni prettamente sul territorio e ovviamente
direttamente dalla città di Pontina, ma anche nei comuni immediatamente limitrofi, come vado a memoria, Ardea, Aprilia. E 20 giovanissimi che si approcciano anche per la prima volta al lavoro, ma con una strategia particolare, cercando anche da parte nostra di mixarli con dei ragazzi più esperti che provengono da altre realtà già consolidate, dagli altri nostri negozi della città, in modo tale da creare un giusto mix, il giusto equilibrio tra esperienza, competenza già acquisita, ma anche con la gioventù, quindi con quell'energia che ci aspettiamo tutti dai giovani, con quella voglia, con quella carica che ci aspettiamo da tutti i giovani, questo sicuramente. E ripeto, il negozio è di 2000 metri quadri, è ovviamente strutturato e ideato per fare fronte veramente pienamente a tutte le esigenze del cliente e quindi ponendo veramente il cliente al centro. Basti pensare all'entrata, ora qui stiamo ancora in pieno lavoro, in pieno tram tram, però l'entrata, appena si entra, si può capire subito come è un po' impostato il negozio. Faccio alcuni esempi senza svelare un po', lasciamo un po' la sorpresa, però appena si entra, insomma, tutti i reparti più, un pochino più ricercati, più tecnologici, che esprimono proprio la tecnologia vera, quindi immaginiamo la telefonia con tutto il mondo dello smartphone, tutto il mondo del PC, dal professional fino ad arrivare al gaming puro, ok? Questo è un po' il disegno per poi arrivare a tutte le esigenze, a tutti i bisogni della casa. Questo un po' è il disegno a grandi linee, no? Del negozio, frutto di nostre anche indagini, ovviamente, sempre considerando, ipotizzando il nostro cliente, ok? Cosa desidera il nostro cliente, quindi attraverso analisi di trend di mercato, soprattutto dopo un periodo così difficile che abbiamo affrontato, il periodo pandemico e appunto finalmente ora post pandemico, quindi individuando fondamentalmente 5 trend macro, quindi valido sì un po' per tutta Italia, ma anche nello specifico della piazza laziale e romana. E questi 5 trend ovviamente dopo la pandemia che ci ha un po' scombussolato tutto, il lavoro abbiamo visto che non necessariamente si può fare solo sul posto fisico, solo in ufficio, solo in negozio, ok? Ma abbiamo anche altre esigenze, ci siamo accorti che tante attività lavorative possono essere fatte comodamente da casa, quindi mai più rimanere senza PC, senza stampanti, ok? Quindi certamente il mondo del computer, il mondo del PC è uno dei trend fondamentali. E l'altro sicuramente, visto lo switch tecnologico, il cambiamento tecnologico che è stato necessario applicare al TV, e ovviamente l'altro trend è il TV in tutto il suo mondo, quindi non solo il TV avveniristico smart con il quale si può fare ormai tutto, andare su tutte le app, ma anche legato al mondo audio, basti pensare alle soundbar, ai cavi più performanti e così via. L'altro trend è sicuramente sempre un po' legato a quello che abbiamo passato, al mondo della casa, dell'igienizzazione. Igienizzazione a 360 gradi, quindi che va dal semplice vaporetto alla pulizia della casa, quindi alla lavatrice, quindi all'asciugatrice, lavatrici e asciugatrici sempre più tecnologiche che si possono comandare anche magari con il semplice smartphone quando si sta fuori anche da casa. E poi che dire, l'altro trend un po' forse particolare, forse un po' più sì inaspettato, è il mondo dell'aspirazione. Perché il mondo dell'aspirazione? Uno dice, abituato un po' così l'aspirazione. Sì, perché l'aspirazione ha avuto un'evoluzione tecnologica incredibile. La scopa elettrica che prima pesava tantissimo, adesso senza cavi, senza niente, colorata, iperleggera, super funzionale, che fa un po' anche, non voglio esagerare, ma uno status symbol, che può essere utilizzata facilmente dalla persona un po' più anziana fino ai single più incalliti. Questo è.
Ovvio che poi, se andiamo ancora più nello specifico nella Piazza Romana, il trend che la fa sempre da padrone è sicuramente la telefonia, no? Lo smartphone. Smartphone e tutto il suo mondo che è infinito accanto a questo prodotto. Smartphone che sono sempre più dei piccoli computer che possono, possono essere utilizzati per tutto, per il lavoro, per le nostre ormai conferenze, no? con la webcam, fino all'home banking, ma fino anche al semplice gaming e al gioco. Quindi sicuramente la telefonia la fa ancora da padrona con tutto l'accessorio che c'è vicino. Basti pensare alle cuffiette, agli orologi, ai wearables, quindi agli orologi digitali che sono collegati con lo smartphone, con cui basta un tocco che ci si può leggere il messaggino, si può parlare, si può visualizzare qualsiasi cosa. Questo è. Quindi noi siamo pronti, vi aspettiamo il 26 maggio alle 9 fino a tarda serata, fino alle 8:30, e aspettiamo tutti i nostri clienti pontini e non solo, di tutti i comuni qua vicino, e siamo qui pronti per voi, per accogliervi e per darvi il massimo di tutti i nostri servizi.